Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Let's Play Shadows of Brimstone in italiano. Nell'avventura precedente i nostri eroi hanno affrontato un gruppo di nemici del Void, del Vuoto, Mastini. Prima, nella prima stanza, hanno incontrato dei ranni del Vuoto, seguiti poi, nella stanza in cui si trovano adesso, da Mastini del Vuoto e da uno stregone del Vuoto, che è stata la prima volta che abbiamo incontrato questo tipo di mostro. Detto questo, possiamo cominciare il nostro nuovo round. Io direi che forse è il caso che James utilizzi le sue erbe per curare Sanchez. Quando utilizzi un oggetto per un altro eroe, guadagni dei punti esperienza nel fa per curare un altro eroe, guadagni dei punti esperienza. Sanchez verrà curato di 6 ferite, quindi recupera 10 su 11 che l'aveva perse, e questo dà a James 50 punti esperienza. Che metteremo qui. Possiamo levare questi qua e mettere un 100 qui. Detto questo, sempre prima di agire, James prova a fare una cura della fede su se stesso. Fallisce, purtroppo. Niente, cominciamo il nuovo turno. Allora, Molly fa un Hold Back the Darkness, che fallisce. Quindi questo segnalino si muove qui e pescheremo una carta Darkness. Da questo momento in poi tutti i nemici non morti avranno più un'iniziativa e più due al movimento. Dopodiché Molly tenta di muoversi, si muove di 4 e decide di guardare oltre il portale. Sappiamo già che la dimensione che stiamo andando a visitare, dato che questa missione rende automatica l'altra dimensione non casuale, sarà le paludi di Giargono. Quindi pescheremo una carta mappa di Giargono. In questo caso questa qui. Ecco qua. Praticamente Molly, scrutando oltre, vede questa giungla che si dirama in una sorta di corridoio pieno di ossa di creature mostruose e giganti, che implica che forse avremo delle belle sorprese all'interno di questo mondo. Antonio si muove, fa un 3, 1, 2 e 3 ed entra in questa stanza. Dobbiamo mettere un segnalino di esplorazione anche qui. Infine James recupera i suoi punti fede, si muove, fa un 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e prova a curare Antonio. No, prova a curare se stesso. Ci riesce e quindi cura se stesso di due ferite, il che significa che fa 10 punti esperienza, in quanto non ci sono bonus e punti esperienza quando si cura se stessi. Fatto questo, finisce il turno e rivediamo questo segno di esplorazione. C'è un incontro e una sola uscita. Dobbiamo pescare una carta dal mazzo degli incontri di questa specifica dimensione, delle paludi di Giargono. Quindi peschiamo una carta e risolviamo l'effetto. Dunque, l'intera area è ricoperta da pietre con intagliati dei totem, incavati dei totem. Ci sono praticamente incavate delle facce orripilanti di mostri e serpenti. Allora, un eroe a nostra scelta deve fare un test di lore. Quindi, l'orfano a 2, il bandito a 3 e il preacher a pure 3. Direi di far tentare al bandito che ha anche un punto crit. Deve ottenere un 5 più su uno di questi tre dadi. Ci riesce. Essendoci riusciti, vi siete resi conti che questo è un cimitero con delle offerte. Ogni eroe può pescare una carta loot. Ottimo! Grazie Sanchez, non sapevo che tu avessi fossi informato sui cimiteri degli uomini serpente di questa stranissima dimensione. Ne ho viste di cose, ragazzina. E quindi ogni eroe
ha diritto senza aver combattuto una carta loot. Allora, Molly, aspetta che mi mischio un po' di più, sono sicuro che la carta che ho evitato sarebbe stato un artefatto. Dunque, Molly guadagna oro, il bandito guadagna oro e James guadagna un artefatto. Questa normalmente sarebbe una carta gear, ma quando ci si trova in un'altra dimensione gli artefatti sono più comuni. Tuttavia bisogna pescare dal mazzo degli artefatti di questa specifica dimensione. Che cosa avrà trovato? Che è un mazzo bello corposo, tra l'altro. Che cosa avrà trovato il nostro prete James Woodstock? Scopriamolo subito. È il più fortunato del gruppo, è l'unico che ha trovato artefatti finora. Dunque, ha trovato una Juju e una bacchetta Juju. Per poterla utilizzare, però, c'è bisogno di Spirit 4 e lui ce l'ha. Eccellente. Però ha bisogno anche di una mano libera per utilizzarla, quindi probabilmente non potrà farlo con lo shotgun. Né altri eroi hanno abbastanza spirit da poterla usare. Ogni volta che uccidi un nemico, piazza un segnalino in questa carta, fino a un massimo di 3. Una volta per turno, puoi scartare un qualsiasi numero di segnalini da questa bacchetta per aggiungere +1 dei danni a tutti i tuoi colpi. Alla fine dell'avventura, scarta tutti i segnalini che hai raccolto. Quindi, hai trovato un bell'oggetto. Lo mettiamo qui per il momento. E ha anche senso perché se era un cimitero di uomini serpente, e sicuramente i serpenti utilizzano questi tipi di bacchette, ha anche senso che ne abbiamo trovata una lì. Dopodiché ci sono un D6 per 50, quindi ben 300 ori per Molly, che sta diventando molto ricca. E 25 ori per il bandito, che va a 50. Ogni eroe fa 20 punti esperienza grazie alle carte loot prese. Quindi 20 punti esperienza per Molly, 20 per il bandito nella sua solita pila di punti esperienza e 20 per il prete. Fatto questo, cominciamo un nuovo turno. Comincia Molly per prima, che si muove di 2. Fa 1 e 2 e tenta di fare scavenge in quest'area. Fa un 6, quindi è riuscito a trovare. Forse c'era qualcos'altro nascosto qui, insieme alle offerte per i morti. Vediamo se Molly ha trovato qualcosa di interessante. Quindi mescoliamo questo mazzo e peschiamo una carta. Molly non ha trovato niente se non 10 punti esperienza che aggiungiamo qui. Sarebbe stato più furbo fermare Molly qui, perché altrimenti il nostro bandito non può muoversi. Quindi il bandito si muove di 3, fa 1, 2, 3, si ferma qui. E il nostro prete recupera i suoi punti fede, si muove di 4, 1, 2, 3, 4 e prova a curarsi con la fede. Fa un 9, quindi si cura 2 punti ferita e fa 10 punti esperienza. Ne leviamo 40 e gliene diamo più altri 50 e gliene diamo 300, un segnalino da 100. Bene. È un nuovo turno, possiamo tranquillamente rimuovere dal tabellone per il momento la mappa della miniera in quanto siamo concentrati su questa nuova zona, così abbiamo più spazio per capire che sta accadendo. Allora, Hold Back the Darkness è un doppio 2, quindi quando succede il doppio 2, aspettate che controllo la tabella. Il doppio 2 nelle paludi di Giargono aggiunge una carta Growing Red allo stack. Quindi adesso ne abbiamo due purtroppo. L'ultima stanza si prospetta più difficile.
Molly prova a muoversi, si muove di 4, 1, 2, 3, 4 e si ferma qui. Antonio si muove di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vediamo se la sua paranoia gli consente di guardare la prossima stanza. No, non glielo consente, quindi si ferma lì e basta e si gira a guardare gli eroi sospettoso. James si muove di 2, arriva qui e prova nuovamente a curarsi, ma fallisce. È un nuovo turno, facciamo un hold back the darkness. È riuscito questa volta, come al solito mi dimentico di portare avanti questo segnalino. Molly si muove di 2, si avvicina qui. Il bandito si muove di 4, tenta di nuovo di superare la sua paranoia, non ci riesce, continua a guardarsi sospettoso dietro. E James si muove di 2, quindi non riesce a controllare l'altra stanza e prova a curarsi. Ci riesce questa volta e spende un punto fede e recupera la sua ultima ferita, ritornando al massimo. Fa 10 punti esperienza per la cura. Nuovo turno. Hold back the darkness. Riuscito. Molly prova a muoversi, fa 2. Arriva qua dietro. Il bandito prova a muoversi, fa 4. Prova a sconfiggere la sua paranoia, non ci riesce e continua a guardarsi sospettoso dietro. Che cazzo. Il nostro preacher, James, si muove di 6 e lui, un po' più fiducioso per il nostro gruppo, decide di guardare oltre questa stanza e rivelare che c'è semplicemente un piccolo passaggio. Potevi dircelo che c'era semplicemente un piccolo corridoio davanti, fa. Stai zitto, vi tengo sott'occhio, vi tengo sott'occhio. Ma se sei stato tu stesso a lanciarmi la dinamite in testa, fa, perché non mi fido di te? Comunque. Fatto questo, inizia nuovamente un nuovo turno. Molly è praticamente bloccata. Comunque tiriamo Hold Back the Darkness, che riesce, per fortuna. Questo va avanti di un altro. Molly prova a muoversi, anche se fa 6 non può superare gli eroi, quindi si ferma qui. Il bandito si muove di 4, 1, 2 e 3. Vediamo se riesce a sconfiggere la sua paranoia. Non ci riesce. Vi tengo d'occhio, vi tengo d'occhio! Ah. James si muove ovviamente solo di 1, quindi si mette qua, recupera un punto grinta, glielo metto qui e a questo punto tenta uno scavenge di questo corridoio, che riesce, quindi fa 10 punti esperienza, pesca una carta scavenge, la prendiamo a caso da questo mazzo, prendiamo questa. Oh, hai trovato qualche cosa di something shiny, qualche cosa brilla qui. Vieni a tirare un di 6 per vedere cosa ha trovato. 6, ho trovato un artefatto, non ci posso credere. Cioè c'è una sola carta su 12 che può dare un artefatto e lo dà solo se peschi la carta giusta e poi fai 6 su un dado. Bene, James ci è riuscito. E ricordiamo che è l'unico personaggio con artefatti al momento. Allora, peschiamo un bel artefatto delle paludi. Vediamo che cosa ha trovato James. Solito chiamato amichevolmente e direttamente il parrino. Il parrino ci stupisce trovando. Trova questo particolare tipo di polvere. Si può usare per cancellare una carta Groving Dread al 4 più, oppure per ritirare un Hold Back the Darkness. Potrebbe servirci visto che abbiamo due carte Dread al re di già. E magari qualcuno di queste potrebbe essere ostica. Bene. È un nuovo turno, un nuovo Hold Back the Darkness, fallito questa volta. Molly si muove di 6 e decide lei di esplorare la stanza successiva, a differenza del pazzo bandito. E trova uno svincolo a destra. Quindi praticamente siamo finiti in un lungo corridoio.
Questo porta avanti il segnalino della nostra esplorazione a 8 più. Vuol dire che da ora in poi gli tiri di Hold Back Darkness devono riuscire a fare un 8 più per non far avanzare questo segnalino. James, no, il bandito prova a muoversi, fa 6, 1, 2, 3, vediamo se riesce a vincere le sue paure. Non ci riesce. Mi tengo d'occhio! E James si muove di 1, quindi fa un punto grit, ma è al massimo. Quindi tira un di 6 aggiuntivo di movimento, 5, 1, 2, 3, 4. E lui decide di esplorare la zona successiva usando il coraggio che manca al bandito. Vediamo che cosa trova. Ah, ci sono delle costole giganti. Cioè, praticamente siamo in una sorta di cimitero di dinosauri. Siamo arrivati. E allora, la mappa delle costole giganti qui. Non devo tagliare il video. Però devo spostare un po' il tabellone per far rientrare questa mappa qui. Quindi abbiamo trovato qualcosa. Metteremo qui un segnalino esplorazione. E dato che il turno è finito, lo possiamo direttamente... Ah, un attimo. James potrebbe curare il bandito, ma preferisce tenere i due punti fede da usare in caso di combattimento. Vediamo che cosa c'è qua. Allora, intanto c'è un segnalino clue. Abbiamo trovato un indizio. Quindi questo vuol dire che la nostra orphan può fare un altro test di discovery. Vediamo che succede. Non ci posso credere. Ho tirato un triplo 4 diretto, non avrei dovuto essere... Beh, la nostra orphan ha finito le sue discovery. Questo vuol dire che al termine dell'avventura, non ora, potrà crescere, diventerà adulta e ha scoperto in qualche modo, in questa stanza c'era qualche indizio che l'ha portato a scoprire chi ha ucciso i suoi genitori. Non capisco come, all'interno di un'altra dimensione, abbia trovato questo indizio, ma comunque... Questa stanza ha una sola uscita che si trova qua, quindi chiudiamo il passaggio di fronte e mettiamo questo segnalino qui e dovremmo prendere due carte incontro della palude e risolverle. Cominciamo con la prima carta. Ci sono delle zanzare mangiacervello. Uno sciame di insetti scende dal... Praticamente veniamo attaccati da questo sciame. Dunque tutti gli eroi devono fare un test di cunning al 4+. Il bandito ha un più 1 grazie agli occhiali, quindi tutti gli eroi hanno cunning 2. Cominciamo da Molly. Molly ci riesce. Per ogni 4+, guadagni 10 punti esperienza. Quindi fa 20 punti esperienza, quindi diventano 100 in totale. Vediamo il bandito. Fa 10 punti esperienza e subisce 2 ferite. Perché per ogni 4+, si fanno 10 punti esperienza, perché uccidiamo qualche insetto. Per ogni risultato fallito, subiamo 2 ferite. Infine... James, anche lui, fa 10 punti esperienza e subisce 2 ferite. Che metteremo qui. Oh, wow! La seconda carta incontro. Look out! Siamo stati attaccati. Quindi, mentre eravamo intenti a scacciare le mosche, qualche cosa ci ha attaccato. In ogni dimensione di questo gioco ci sono anche dei mazzi dedicati ai tipi di mostri che possiamo incontrare. Avrete notato sicuramente che nella miniera i mostri del vuoto sono molto frequenti. Questo non accadrà in questa dimensione. E allora dovremmo pescare una carta Threat delle paludi di Jarmono per vedere che tipi di nemici siamo costretti ad affrontare. Ci sono anche delle regole speciali per Jarmono che sono scritte nella carta Ward, che è questa qui, la metterò qui. Praticamente all'inizio di ogni attacco,
si tira un dado, si fa uno, due, tre, l'attacco è comunque un agguato. Però la cosa positiva è che alla fine di ogni combattimento abbiamo un bonus di più 2 alle ferite che curiamo. E allora, vediamo che cosa incontriamo. Incontriamo uno sciamano serpente accompagnato da un guerriero. Gli sciamani serpenti sono particolarmente ostici. Quindi uno sciamano serpente e un guerriero. Lo sciamano serpente ci aspetterà qui e il guerriero è qui pronto a combattere. Allora, adesso vi faccio vedere le caratteristiche. Dato che avete incontrato precedentemente già un mago, sapete più o meno come funzionerà. Anche lui ha un mazzo di carte speciali di incantesimi che può lanciare casualmente durante la sua attivazione. Allora, vi faccio vedere brevemente la carta la scheda del Serpentman Shaman, quindi potete mettere il video in pausa se volete leggerla, e quella dei Serpentman Warriors. C'è anche un'altra particolarità. Questi tipi di mostri, gli uomini serpenti, fanno parte di diverse tribù. Quando si incontra il primo uomo serpente durante un'esplorazione, bisogna pescare una carta della tribù per capire in che territorio siamo. Quindi di che tribù faranno parte questi uomini serpenti, da questo mazzo che ho appena preso, che si chiama Serpentman Tribes. E allora peschiamo una di queste carte, perché ne potrebbero avere delle caratteristiche modificate. Allora vediamo, peschiamo la terza carta. È la tribù della coda gialla, non hanno nessun bonus extra, quindi sono standard loro, meno male. D'ora in poi tutti gli uomini serpente che incontreremo in questa avventura faranno sempre parte di questa tribù. Per il momento la carta, siccome ne sto mettendo un po' troppo, è qui. La metto qua. In più, non finisce qui, in quanto il nostro amico sciamano, quando entra in gioco, ha una bacchetta che dobbiamo pescare a caso da questo mazzo. Vediamo che tipo di bacchetta ha il nostro sciamano. Hexbug. Tutti i tiri combattimento, ecco qua la carta, tutti i tiri combattimento dello sciamano sono considerati colpi Hex, maledetti, quindi gli eroi devono usare willpower invece di difesa per difendersi da eventuali colpi in corpo a corpo dello sciamano, che ha la sua Hexbug, che metterò qua per il momento. Beh, adesso siamo pronti ad affrontarli. Lo sciamano ha un'iniziativa di 7, mentre il singolo uomo serpente ha un'iniziativa di 5. Allora, ad agire per primo, intanto la prima cosa che dobbiamo fare sempre è un Hold Back the Darkness, che tirerà a Molly, che fallisce in quanto adesso dobbiamo fare 8, e fallendo aggiungeremo un'altra carta Growing Dread allo stack. Quindi le carte sono diventate ben 3. Dopodiché lo sciamano agisce per primo e per prima cosa dobbiamo tirare per vedere che cosa farà. Il dado fa un 3, quindi lancerà non si muove e lancerà un incantesimo su un eroe a caso. Quindi prendiamo il mazzo delle magie del serpente e ne peschiamo una carta, per esempio questa. Durante la prova ha lanciato un incantesimo di potenziamento. Durante la prossima attivazione tutti gli uomini serpente hanno più 2 alla caratteristica di combattimento. Quindi l'unico, per fortuna ce n'è uno solo, l'unico uomo serpente avrà 2 attacchi in più. Tocca a Molly. Molly si muove di 5. 1, 2, 3, si passa qua dietro. Credo che, non so se è a raggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Può attaccare lo sciamano con la sua pistola e ci prova. Colpisce una volta, lo sciamano ha una difesa di 3, gli fa 3 ferite.
su 18 che ne ha. Metterò qua le ferite per lo sciamano. Questo fa guadagnare a Molly 25 punti esperienza. A questo punto tocca al guerriero, serpente guerriero, che decide di attaccare un eroe casuale, in quanto gli uomini serpente hanno un'abilità particolare, possono muoversi attraverso i modelli nemici, quindi non importa che il nostro prete, il nostro bandito stiano bloccando l'ingresso, può raggiungere anche Molly. Quindi con 1-2 raggiunge Molly, 3-4 il bandito. Quindi decidi di attaccare Molly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mentre passa, il nostro prete prova a lanciare uno smite, che è il motivo per cui aveva tenuto i punti fede. Speriamo che ci riesca. Ci riesce, perché deve fare un 9 in più. Quindi farà un D6 di danni che ignorano la difesa. Il guerriero serpente ha 6 ferite. Quindi ottenere un 5 non è sufficiente ucciderlo, però porca miseria, non è niente male. Purtroppo Molly subirà gli attacchi. Allora, normalmente avrebbe 2 attacchi, ma grazie all'incantesimo dell'uomo serpente ne ha 4. Ogni colpo fa 3 danni. Tuttavia, se dovesse fare un 6 per colpire, il danno sarebbe raddoppiato. Quindi, ha un tiro per colpire del 4 più, colpisce 3 volte, ogni colpo farebbe 3 danni. Molly prova a schivarli e ne subisce uno solo, quindi subisce 3 ferite. Tocca al bandito che tira per muoversi, fa un 4 e che cosa fa? Decide di ingaggiare 1, 2, 3, 4 in corpo a corpo il mago, anche se questo tipo di mostro non può essere bloccato. Continuerà a lanciare incantesimi come gli pare. Allora, prova a dargli 2 cazzotti. Voi vi chiederete, ma perché non usa la pistola e dà 2 cazzotti? In quanto il bandito ha un tiro per colpire in corpo a corpo migliore della sua pistola. Tuttavia fallisce tutte e 2 le volte. Può usare gli occhiali, non sono sicuro se si possono usare quei cazzotti, vediamo. Sì, può usare gli occhiali per ripetere un tiro per colpire fallito. Quindi il colpo va a segno, non è un colpo critico e quindi non fa danno perché il serpente è a difesa 3. Infine tocca a James. James recupera i suoi 2 punti fede. Si muove di 4, decide di mettersi qui. Prova a lanciare un colpo di shotgun che colpisce con un critico, il che significa che è sufficiente a fare almeno un danno a quel serpente e ucciderlo, il che fa guadagnare a James 35 punti esperienza. Avendo ancora i suoi punti fede, James decide di curare Molly. Molly, alla sua attivazione, in realtà aveva già recuperato un punto ferita. Prova a curare Molly, ma fallisce. E allora prova a lanciare uno scudo della fede su se stesso, ma deve fare 9 o più e fallisce. Niente. È un nuovo turno, facciamo un Hold Back Darkness che riesce e il serpente si disingaggia automaticamente e vediamo che cosa farà. Questa volta non lancerà una magia, ma decide di andare in corpo a corpo con un eroe randomico. Al solito 1-2, l'orfano, e quindi lei viene assaltata in corpo a corpo da questo serpente che, ricordiamo, avendo la Hex Bug, i suoi colpi in corpo a corpo feriranno solamente sulla volontà. Inoltre, anche lui è affetto dall'incantesimo che gli dava più 2 combattimento, in quanto lui è un uomo serpente. Di conseguenza, invece di 3 attacchi ne ha 5, colpisce al 4 più. I 6 valgono doppi danni, quindi sono 2 colpi di cui uno causerà 4 danni e uno ne causerà 8 sulla volontà.
Molly ha un willpower di 3, quindi colpo normale subito, colpo critico subito. Molly decide di spendere il grit per ritirare, altrimenti morirebbe. Colpo normale e colpo critico. Subisce il colpo critico e comunque è sufficiente a ucciderla. Quindi morendo usa il suo segnalino revive personale, uno per avventura, per ritornare in vita al pieno delle forze. Tocca a noi. Molly si attiva, prova a muoversi, fa 2, prova a disingaggiarsi, ci riesce, si muove qui, prova a lanciare 2 colpi di pistola contro il serpente. Un colpo è critico e quindi causa però un solo danno. Quindi l'uomo serpente subisce una ferita e Molly fa 15 punti esperienza. Si attiva il bandito che muove di 6, si ingaggia in corpo a corpo e prova a dare 2 cazzotti all'uomo serpente. Uno è un critico, può ripetere l'1 grazie ai suoi occhiali, ma non colpisce e fa 6 ferite all'uomo serpente, quindi passa 10 su 18 e fa la bellezza di 40 punti esperienza. Quindi gliene leviamo 10 e gliene diamo 50. Infine il nostro prete si attiva, prova a muoversi, decide di restare lì, dà un colpo di shotgun che non ha colpo critico purtroppo, ma colpisce, fa 8 meno 3, 5 danni, quindi il serpente sarebbe quasi morto. 5 danni significano 35 punti esperienza e prova a lanciare uno smite per provare a finire il serpente. Vediamo se ha un po' di fortuna. Deve fare 9 o più, non ci riesce, addirittura fa un doppio, quindi subisce. Quando si ottiene un doppio con un potere che ha questo simbolo qui, cioè questo tentacolo, si subisce un pari numero, quindi 2 più 2, 4, di corruzione, danni corruzione. Lui però ha un grit. Io quasi quasi, piuttosto che fargli subire 4 corruzioni, glielo faccio ritirare. Magari riesce anche a lanciare il potere. Non riesce a lanciare il potere, ma almeno non subisce la corruzione. Finisce il turno. Facciamo un altro Holdback the Darkness, che riesce, dobbiamo fare 8 più. Il serpente si attiva per primo. Vediamo che cosa deciderà di fare. Decide di lanciare un incantesimo. Lancerà questo incantesimo. Allora, praticamente evoca una piccola tempesta che colpisce gli eroi. Ogni eroe deve fare un test di agilità al 5 o più per cercare di difendersi prendere riparo dalla tempesta. Se fallito, l'eroe viene sbattuto con violenza, subendo un di 6 di ferite che ignorano la difesa, e viene immediatamente spostato di 3 caselle con le stesse regole della dinamite. Quindi vediamo un po'. Molly ha un'agilità di 4, deve riuscire a fare un 5 o più. Ci riesce. Antonio ha un'agilità di 2, ci riesce. E infine James ha un'agilità di 1, fallisce, quindi subisce 6 ferite non prevenibili, che aggiungiamo a queste, quindi ha 9 ferite perse, e viene sbalzato di 3 caselle seguendo le regole della dinamite, quindi un D8 dove 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, 3 e un'altra volta, 5 e un'altra volta, 5. Finisce qui. Va bene. Mi sono reso conto che mi sono dimenticato di tirare l'agguato, ovvero se questi mostri sarebbero stati in agguato. Magari sarebbe cambiato qualcosa, mi dispiace, ma purtroppo possono capitare degli errori con un gioco così. Bene, agisce Molly. Molly si muove di 6, va qua,
prova a fare un test di fuga al 4 più, ci riesce, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e prova a sparare all'uomo serpente, ma lo liscia tutte e due volte. Antonio prova a muoversi, fa 4, decide di restare ingaggiato e di dare due cazzotti all'uomo serpente. Uno è un critico, uno lo può ripetere e il critico uccide, fa le ultime tre ferite all'uomo serpente, che significa che fa 25 punti esperienza. Uccide l'uomo serpente ponendo fine a questo combattimento e quindi tutti gli eroi hanno il diritto adesso a una carta loot. In più, gli eroi che non hanno agito recupereranno un D6 più 2 ferite o punti sanità, quindi il nostro Preacher recupera 6, facciamo 6 ferite, ed il nostro bandito un D3 più 2, quindi è sufficiente a recuperare tutto. Vediamo le carte loot. Molly ha trovato delle Darkstone, Antonio ha trovato 25 ori e James ha trovato 100 ori. Quindi sono 20 punti esperienza per ogni eroe. 20 qui, 20 qui, e tu che ne hai veramente tanti, ne abbiamo 3, mettiamo in 50. E poi un D3 Darkstone per Molly, quindi una. 25 ori per il bandito ed 100 ori per James. Beh, sembrano molto pericolosi queste paludi, ma ce la stiamo facendo, nonostante siamo male equipaggiati. Detto questo, dato che il video è arrivato quasi a mezz'ora, interrompo qui e ci vediamo nel prossimo episodio.